può progettare quel figlio desiderato. Si discute nell'ambito di filosofia morale, in particolare di bioetica, riguardo appunto a questa, qual è la scelta più responsabile. E al centro di questo dibattito c'è sicuramente un articolo del 2001 in cui uno dei bioeticisti, dei filosofi morali più importanti a livello internazionale, Julian Savulescu, scriveva che chi vuole avere un figlio dovrebbe mettere al mondo il bambino migliore. Visto che abbiamo a disposizione tante tecnologie che ci permettono di seguire, di controllare il processo della nascita e anche di selezionare, di scegliere l'embrione che sviluppiamo, Savulescu diceva che le persone dovrebbero appunto tener conto di questo nuovo scenario e non dovrebbero, se vogliono avere un figlio, mettere al mondo qualsiasi embrione, ma dovrebbero valutare, agire in maniera più responsabile e scegliere tra i tanti embrioni che potrebbero far nascere quello che presenta le migliori caratteristiche genetiche, perché questo permetterà di far nascere il bambino che ha le migliori possibilità di avere una vita felice e questo quindi aumenterà la felicità nel mondo. Tutto ciò quanto costa? Si può, diciamo, possiamo arrivare a un accordo. Con quali criteri si può definire migliore? Infatti. Una domanda, questa è una domanda centrale. Ci sono delle studiose, degli studiosi che sono molto presenti nel dibattito sulla disabilità, che ad esempio sostengono che la disabilità è semplicemente una differenza. La disabilità non è una malattia. Che una persona con anche con gravi disabilità può essere comunque una persona molto felice e che quindi è sbagliato non solo cercare di evitare di avere un figlio con disabilità, ma anche è sbagliato, guardando le cose in prospettiva, correggere eventuali anomalie genetiche dell'embrione per evitare che chi nasce abbia delle disabilità. Una forma, secondo loro, di discriminazione nei confronti di chi presenta caratteristiche fisiche o mentali che rappresentano una, diciamo, differenza rispetto alla maggior parte delle persone. Per cui loro risponderebbero: non c'è una condizione ottimale, non c'è una condizione genetica, fisica o mentale che caratterizza la vita migliore, ma tutte le vite possono essere vite buone, se lo sono veramente dipende non tanto dalle caratteristiche genetiche o fisiche di quella persona, ma dalle condizioni ambientali. Le condizioni ambientali possono incidere sulla felicità e sulla qualità della vita di una persona e in qualche modo segnare il suo destino. Savulescu direbbe: no, non è così, un modo troppo semplice di considerare le cose. La condizione genetica fa una differenza se tu vieni al mondo con o senza disabilità. In presenza di gravi disabilità la vita può essere piena di sofferenze, piena di problemi, e sarebbe decisamente migliore se queste disabilità, se questi problemi non ci fossero. Questo non assicura necessariamente una vita buona, ma comunque ti fa partire in una condizione che ti permette di poter avere accesso a tante opportunità senza degli ostacoli di partenza. E secondo me appunto è interessante, pone sicuramente un problema Savulescu. Dice, insomma, se tu puoi scegliere e hai la possibilità di scegliere tra un embrione che presenta anomalie genetiche o addirittura gravi anomalie genetiche, gravi anomalie da intendersi come il rischio o la certezza che la persona che poi nascerà soffrirà di gravi patologie, dovrà sottoporsi ad esempio a numerosi interventi
chirurgici, a trattamenti, oppure avrà bisogno di cure da parte di altre persone, e puoi scegliere tra questo embrione e un embrione che invece non presenta problemi medici, anomalie. Perché dovresti affidarti al caso? Perché dovresti scegliere il primo embrione? Se tu vuoi mettere al mondo soltanto una persona e hai la possibilità di scegliere, dovresti, dice Savulescu, dare la priorità, scegliere l'embrione che presenta le migliori caratteristiche genetiche. Guardando le cose in prospettiva e avendo in mente la possibilità che domani potremmo ricorrere agli interventi di modificazione genetica, questo apre uno scenario completamente nuovo, perché a quel punto, se noi accettiamo l'idea che dovremmo mettere al mondo l'individuo con le migliori caratteristiche, perché dovremmo permettere a chi mettiamo al mondo di avere la vita migliore, dovremmo non solo correggere eventuali anomalie genetiche, ma anche, se è possibile, migliorare il suo corredo genetico. Ad esempio assicurargli una vita più lunga, una maggiore resistenza alle malattie o anche capacità cognitive maggiori, perché questo potrebbe permettere alle persone che mettiamo al mondo di realizzare con più facilità i loro progetti. Poi si può discutere se è sempre una cosa buona avere capacità cognitive o intellettive più sviluppate, potrebbe essere anche fonte di sofferenza. Si arriva a un mercato di embrioni da serie A a serie Z che costa più o meno tanto. Ma in realtà, ad esempio, nei centri di riproduzione assistita i medici già selezionano gli embrioni, cioè non impiantano, non trasferiscono gli embrioni a caso, ma producono un certo numero di embrioni a partire dagli spermatozoi, le cellule uovo di chi vuole avere un figlio, e già selezionano, e si incomincia a fare ricerca sugli algoritmi in grado di riconoscere qual è l'embrione migliore da impiantare, perché appunto sono in grado di valutare, di ricevere informazioni sia attraverso immagini che attraverso le informazioni che gli operatori sanitari mettono, e quindi riconoscere qual è l'embrione in base alla forma, in base alle caratteristiche che l'embrione presenta, che in media ha le maggiori possibilità di svilupparsi. E quindi i medici in futuro, nei prossimi anni, potrebbero avvalersi sempre più delle macchine, degli algoritmi, per stabilire quale embrione trasferire quando appunto una coppia, quando una donna si rivolge a un centro di riproduzione assistita e ha 8-10 embrioni. Quale trasferiamo? Oggi è il medico che ti dice, in base alla sua esperienza, alla sua competenza, in base all'occhio clinico che ha sviluppato, questo è l'embrione migliore. Domani sarà l'algoritmo che dice questo. L'algoritmo punterà su certe cose, però comunque basandosi su una sorta di serbatoio di informazioni, che quindi la macchina non decide. Esatto. Un sistema di feedback, quindi... Però già appunto a livello di cliniche di riproduzione assistita si fa una scelta. Diamo già per scontato che dovremmo... l'embrione migliore sia quello da impiantare. Dove migliore in quel caso è l'embrione che ha maggiori probabilità di portare a termine la gravidanza. La qualità migliore è quella. Sì. Beh, ha anche un senso, perché se uno ti impianta un embrione che non ha possibilità di sopravvivere, ad esempio, cioè tu ti fai una botta d'ormoni allucinante e stai là tipo in coma per mesi e poi te muore pure il figlio, quindi questo mi sembra abbastanza sensato. Prima anche parlavamo, diciamo, l'embrione migliore è quello che ha più, mi sembra, possibilità di essere felice. Ma allora, come definiamo un concetto di felicità, che mi sembra abbastanza complicato già di per sé? Due, se scopriamo dei geni che comunque correlano altamente con depressione, schizofrenia, malattie, insomma, mentali di questo genere, come le trattiamo? E infatti la scelta può diventare complicata. E però appunto ci può essere da una parte l'interesse dei genitori, dall'altra ci può essere un'esigenza degli operatori sanitari, e dall'altra parte ci può essere un interesse della società. Mettiamo caso che domani sia possibile ricorrere a un intervento di modificazione genetica.
cosa accadrà? Le persone saranno libere di scegliere se lasciar modificare il codice genetico dell'embrione, oppure le persone saranno obbligate ad accettare interventi di questo tipo. Lì dove tu puoi scegliere in presenza di anomalie genetiche e puoi modificare, correggere quelle anomalie genetiche, lasceremo alle persone la possibilità di poter scegliere, oppure è giusto pensare che invece quegli interventi debbano essere praticati e quindi l'operatore sanitario si potrà rivolgere al giudice e chiedere, contro appunto la volontà dei futuri genitori, di praticare quell'intervento nell'interesse del bambino che poi nascerà, e anche si potrebbe dire nell'interesse del servizio sanitario pubblico, che potrebbe avere un interesse a che nascano bambini sani e non malati. Ma quindi il potere decisionale del genitore non esiste? Si può immaginare che per motivi personali, religiosi, una persona sia contraria a sottoporre l'embrione, a sottoporsi a una serie di controlli medici, e ci possono essere persone che domani potrebbero, diciamo, avere una posizione scettica nei confronti di interventi di questo tipo, perché lo considerano ad esempio un intervento non naturale o non coerente con la propria religione o con la propria posizione ideologica, e quindi potrebbero rifiutare, avere una posizione di principio contro interventi di questo tipo. Cosa accadrà?